Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo l'unboxing, una prima accensione del nuovo Sony Xperia Miro, smartphone che sarà disponibile sul mercato in quattro colorazioni differenti tra pochi giorni, costerà 199 € e si rivolge principalmente al pubblico giovanile. Adesso appunto faremo l'unboxing, vediamo cosa c'è all'interno della scatola e quindi una prima accensione. Allora, innanzitutto abbiamo un cavo dati USB. Carica batterie con porta USB, vari manuali che non ci interessano e il Sony Xperia Miro, quindi il device. A sorpresa non ci sono le cuffie auricolari. Lo accendiamo, intanto vediamo anche com'è un po' a livello di design, è molto bello, appunto molto giovanile. A mio avviso però rende molto di più nelle altre tre colorazioni, comunque anche nero non è affatto male, molto leggero. Sembra molto maneggevole, soprattutto la cover, pur essendo in plastica, è rivestita di uno strato gommato, quindi restituisce un ottimo grip. Vediamo com'è su un lato: abbiamo porta micro USB, sopra abbiamo jack 3,5, pulsante per accendere e spegnere e bilanciare volume dall'altro lato. Camera da 5 megapixel, flash LED autofocus. Abbiamo anche una camera VGA anteriore. Che molto intelligentemente non è stata posta sul bordo, ma al centro come su Xperia P. Lo schermo è un 3,5 pollici con risoluzione HVGA. Non abbiamo la tecnologia Mobile Bravia Engine, però di primo impatto mi è sembrato piuttosto buono e luminoso. Il sistema operativo è Ice Cream Sandwich, quindi Android 4.0. Lo vediamo, vedete 4.04 per la precisione, con kernel 308. Il primo impatto è molto molto buono anche dal punto di vista della reattività, devo dire la verità, molto veloce, touchscreen super sensibile. Vediamo se riusciamo a fare un pinch zoom, ecco qui, vedete com'è, possiamo anche sbloccare i widget, il terminale reagisce immediatamente. Molto molto buono. Vi faccio anche vedere velocemente anche la navigazione internet, che andiamo sul nostro sito AndroidGeek.it, forziamo la modalità PC tramite il browser di Ice Cream Sandwich che ce lo permette, a differenza di quello vecchio di Gingerbread. Un attimino di pazienza. Ecco qui, vedete com'è la navigazione internet, sembra di primo impatto molto molto fluida, anche lo scrolling è buono, vedete, pinch zoom piuttosto liscio, idem doppio tap, rotazione anche abbastanza veloce, insomma un device che di primo impatto sembra molto buono. Ovviamente poi nei prossimi giorni lo testeremo a fondo e faremo una recensione completa, sia scritta sia video, quindi vi rimando alla recensione. Ciao ciao da Matteo.